Spaghetti alla chitarra? Sì. O lumaconi ripieni? Buoni pure lumaconi ripieni, dai. Andiamo sul classico. Spaghetti alla chitarra. Dai, alla chitarra, cacio e pepe, buonanotte, 5 punti, forza. Non ce la faccio così. Spaghetti alla chitarra, questo è il piatto per una prova di abilità. Spaghetti alla chitarra, bel sì. Formato, buono, sia secco che all'uovo, eventualmente scegliete voi. Avete 30 secondi per fare la spesa e prendere tutto quello che serve per fare la vostra ricetta. Via! Dai! Veloci, eh? Sono 30 secondi veri. Come li facciamo? Con il pesce, Maci? Sì, il pesce. Allora, mezzo chilo di vongole veraci. Un pochino di peperoncino fresco, 3 cipollotti freschi, spaghetti alla chitarra all'uovo, 8 gamberi rossi, gamberi di prezzemolo, 2 foglioline di menta, un limone e polpa di pesce bianco, anche branzino, ne bastano 180-200 grammi. Stop. Guarda che bella pastina, ce l'hai anche qua, questa è già sbollentata. Il burro chiarificato per fare il porro? Sì. Qua neri, porro anche tu, anice stellato. Scopriremo solo mangiando. 10 minuti, via. L'acqua è sciapa. Visto che faccio così, l'acqua ormai. L'acqua è sciapa. Cos'è questa, saba? No, è aceto balsamico di Modena. Ho messo poco di sale. E allora diciamola tutta. Diciamo... Metti un po' più di sale che hai messo una presina, eh? Diciamola tutta, non è aceto di Modena, né aceto balsamico di Modena, ma è aceto balsamico tradizionale di Modena. Bravo, questa Simone! Questa è l'unica dicitura che vi farà prendere un prodotto che non è legato con gomma xantan o ristretti o glasse, ma è quello invecchiato in botte che evaporando si restringe. Queste sono le cose che magari per qualcuno sono noiose, ma per chi è a casa che fa la spesa magari gli dà più chiarezza. Allora, burro chiarificato in padella. Sì, e poi dopo cerco di friggere il pollo che taglio a rondelline. Di friggere a bassa temperatura? A bassa temperatura. Tutto nero. Sì. Ok, il burro chiarificato ti aiuta, secondo me basta. Ok. E che ci fai con questo vino? Allora, questo vino praticamente farò un sughetto col porro tagliato. Un pochino di olio d'oliva. Però quel coltello serve per sfilettare i pesci. Ok. Vai. Attento Simo, mannaggia, cosa che di togliermi ancora ci serve. No, certo. Guarda lei pure. Allora, quindi un po' lo friggi. Un pochino lo friggo, un pochino praticamente lo metto in padella con un po' di olio, perché io a casa mia ho un altro coltello, non ho questo. Ah, scusa, è colpa nostra adesso, no? Ah, scusa, mi volevo allora far aiutare da Simone a tagliare il porro. Guarda lì, non era guardare un sogno. Me, guarda dove... Vedi che taglia? Se invece taglia, fai questo, lo strappi. Esatto. Ok, lo zucchero servirà con il vino, immagino. Con il vino, sì. E nell'altra padella ci va ristretto? Lo metto dopo, praticamente quando... Ah, tu non vai a friggere il porro, tu lo soffriggi. Lo soffriggo per farlo dopo croccantino dopo. Da mettere sopra come... E allora il vino dove va? Con il porro vino quale? Va praticamente in questa padella. Per questo volevo dirti mettilo su, così questo ti si restringe e ti evapora bene. Prima però ci devo mettere l'olio. Sotto metti le altre scale. No, mi stava dicendo che lavoro fa, ovvero? L'impiegato. Dove? In una compagnia assicurativa di Bologna. Ok, la salata l'acqua? L'ho salata l'acqua. Ah, ok. Ah no! Va via il filo! Così, giralo, ci penso io. Allora, in quella padellina stiamo cuocendo gli scampi. Dove vuoi che guardi, Simo? No. Dai! Dai, là sotto gli scampi, dai! Prendili, dai! Non è un po' di aglio, gli scampi! Allora, diciamo che il tuo aiuto successivo sarà un po' limitato, però vabbè. Sì. Allora, porro e scampi. Dai. Gli scampi cuociono pochi... Mazza, quanto olio hai messo! Sono del sud, a noi piacciono le cose. Ci sta tutta la vita. Di dove sei? Hai detto di... Dunque, sono romano. Perché io ho capito Roma. È emigrato a Bologna. Sì. Però sembri più pugliese dall'utilizzo dell'olio. E poi sono stato 10 anni in Liguria. 2 anni a Napoli. E sono tornato, facciamo così, via. Ecco. E sono tornato a Bologna.
Ok, perché questi scampi cuociono tra l'altro pochissimo tempo, secondo me, perché sennò diventano durissimi e vanno anche un po' insaporiti perché tendono ad essere anche piuttosto dolciastri. La pasta l'hai messa, la salata, l'acqua? Sì. Ok, l'anice stellato, che curioso. È qui, già in infusione con l'acqua. Calda? Calda. Ok, che ci farai? Lo spadello dopo che ho scolato gli spaghetti in padella. Ok, questo te lo metto qua perché è buono. Perfetto, grazie. L'aglio non è andato da nessuna parte, vero? L'aglio l'ho già messo. No, cosa fai? Frulli? No, frullo. Che... No. Mannaggia, l'ha messo. Frullo. Poi? Poco poco. Così. Li frullo. Non li frullo. Posso darti, tanto ormai ti ho aiutato, a questo punto aiuto fino non alla... Non frulla. No, no, frulla che ti lega, no? Però due, non tutto. Due. Un po'. No, non gli scampi. Intanto l'aglio ce l'hai messo e lo togliamo. E non lo frulliamo, se no puzza d'aglio. E poi ti prendi tutta questa parte qui e la frulli. Non posso farlo io? Non posso farlo io? Non posso assolutamente fartelo io questa operazione. Sennò poi... Ok. Questi te li lascio così perché uno, sono pregiatissimi, specialmente quando sono piccolini così. Due, non ti serve sfrullare questi per le gare, bensì mettere un pochino di acqua qui dentro, poca poca, frulli e poi con questo liquido qua ti lega tutto benissimo. Dai. Allora, 4 minuti e mezzo, lunghissimi ancora. Lei è fissata con sta padella così. Vabbè, vado lì. Sei fidanzata, sposata? Sono sposata. Chi è il santo? È il santo? mio marito Fulvio! È una bimba di 3 anni! E infatti ci vuole un caratterino telepatia. Tranquillo, perché sono agitata di mio, dai! Tranquillo, sì, tranquillo, non si può dire a qualche fiamme! È gonfiabile sulla poltrona! Capito così? Oddio mio, vado a dare la ricetta che mi sono mezzo scordato. No, scherzo. Allora... Cipollotto fresco tagliato a velo, cioè finissimo, e fatto andare piano piano, grazie, e fatto andare piano piano con un pochino di olio in padella, con il peperoncino che serve a smorzare nella dolcezza. Mi raccomando, usate un pochino di acqua di cottura perché altrimenti tende a colorirsi subito. In un'altra padella facciamo aprire al naturale le vongole veraci, che devono essere prima lavate e lasciate spurgare in acqua salata. L'acqua deve essere a filo delle vongole. Si apriranno e daranno questo liquido stupendo che sarà il vero sapore della pasta. Infatti vado a filtrarlo e ad aggiungerlo con un passino, vado ad aggiungerlo al fondo di porro e vado a cominciare a fare questo guazzetto. I gamberi sgusciati e tagliati a pezzettini e la polpa del branzino, ovviamente tagliata anche quella a dadini, andranno in questo guazzetto, con dove poi andranno anche le vongole sgusciate, soltanto un minuto prima di metterci la pasta, perché cuoceranno molto velocemente, altrimenti si asciugano e diventano gommosi. La pasta va scolata molto al dente e fatta finire in questo guazzetto. La salinità e il liquido delle vongole saranno il vero sapore. Tutto il resto sarà la parte carnosa e divertente del piatto. La scorza di limone, se volete, per profumare. E eventualmente prezzemolo e menta tritate a finire, però quello l'ho lasciato facoltativo perché in realtà non sempre mi piace trovare del verde nel piatto. Allora, spaghetto alla chitarra della Maci. Allora, spaghetto alla chitarra a me piace fatto con un pesto di agrumi, in realtà senza limone, cioè un pesto di arancia, capperi e mandorle insieme frullato, dove il cappero ti dà un po' di salinità e l'arancia ti dà la dolcezza e anche la scorza dell'arancia e le triglie. Con la triglietta fatta a filettino proprio in padella, pochissimo, veramente scottata e messa insieme sopra filetti. Ok, delicato. Molto. Io spaghetto alla chitarra lo faccio molto volentieri a cacio e pepe, facendo prima un brodo di pepe, una cosa che ho imparato. L'hai imparata con il piatto. Poi lo mangi con questo Frascati bianco gelato secco. Strano. Ma e hai anche altri vini a casa? 130, 100... Ho scoperto un vino rosso dell'Alto Adige. Mi piace molto. Non mi ricordo il vitigno, l'uvaggio, quelle cose. Comunque non si fa quei nomi là così. Molto buono. Da quello che hai detto ci possono essere due cantine molto papabili. Okay. Gnafo. La chitarra mi piace perché è una pasta vigorosa. Se no mi piace, cercando un po' di affondare un po' nelle origini del piatto, quindi in Abruzzo, un bel sugo vecchio stile a base di castrato, che si utilizza sempre poco, ma le carni molto morbide. Non è facile da fare, però. Non è facile da fare, uno stufato molto lungo. Ci vogliono almeno 4-5 ore. Cucina espressa. Sì.
Però buono. Buono, lì sì, perché ti piacciono sempre piatti leggeri a te. Esatto. Parliamo di dolci, c'è il mascarpone, la panna, il cioccolato. C'è un ragù di 6 ore. Sì, ragù di 6 ore, di castrato. È emiliano proprio nel midollo. Sì, proprio emilianissimo. Allora, per seguirvi, vi dico solo questo, che per seguirvi si stavano incastrando in 3 operatori con il braccio e la cosa, perché siete schizzando di qua e di là. 10 secondi, quindi adesso schizzate nel piatto. Ci siamo? Oh, mi raccomando le dosi di quello. No, no, è questo qua, è... Basta. So. Il vino è già dentro, il porro? Adesso riparivo. Il porro fritto? Ah! Aspetta, hai fatto... Un porrino. Un porridge. Stop, stop, stop. C'è molto odore di alcol in studio. Non da bere, di alcol sfumato. Io spero che sia stato sfumato bene, perché si sente ancora un po'. Vado? L'applauso era a me. Che sono ancora vivo. Andiamo più tardi, amici. No! Mamma mia. Scherzo. Rovente. Allora, leggermente insipida, però mi piace lo scampo, si sente, ed è ottima l'idea di frullare così perché è perfettamente cremoso. Bravo, e ottima quindi, idea. Bravo, davvero, hai delle ottime idee immediate. Il vino non l'hai messo poi alla fine? No, se l'hai bevuto per finire la ricetta. Ah no, però c'era l'anice stellato. Però c'era l'anice stellato. Sì, infatti, si sentono bene di sambuca. Il vino. Allora, aspetta, eh. Ma sono, non mica sono neri di seppia, spero, questi. No. Perché sono neri? Grano nero. È grano nero di seppia. Beh, perché non ti piace la nera di seppia? È il tema, eh? Lo spaghetto alla chitarra, quindi anche la cottura dovreste giudicare. La cottura è buono. Io non lo sento tanto insipido, sento la sambuca. L'anice stellato. Appunto, l'anice stellato. Ti devo dire che non è male. Per fortuna, San Simone da Ruggiati ha salvato dall'eccidio lo scampo. Non aveva per scampo. Fortuna, non aveva scampo. Questo scampo, esatto. Tra l'altro lo scampo, che è dolciastro, abbinato a un profumo, perché non è un sapore, dolciastro come l'anice, mi turbava un po' all'inizio con il porro, che anche quello è dolce. Però mi sembrate invece, sembra positivo dai giudizi. Che dice Andreas? Allora, l'idea è bella, secondo me è proprio quella dell'anice, questo ragù fatto con scampi grossolani, sarebbe stato un disastro veramente frullarli. È anche molto bella l'idea del rosso, del bianco e del nero, quindi l'impiattata è un po', a dire poco rustica, è scappato un po' la cottura. Non ci serve adesso, però, esatto, è scappato un po' la cottura. Un po' lunga? Chitarra. Esatto, un po' lunga. Perché era freschissimo questo spaghetto qui, ricordiamo. Allora, Gabriele invece l'ha usata secca, la pasta, quindi una consistenza diversa. Ha fatto una riduzione di vino e zucchero, ha fatto cuocere il porro, diciamo che quello fritto è sparito, cioè quello diciamo di cottura, quindi tendente al dolce che copre un po' il tannino del vino, e poi ci ha messo il balsamico. No, no, perché secondo me, allora, intanto sembra un dolce, nel senso che tutto il piatto è a tendenza dolce, non c'è nulla che contrasti questa tendenza dolce. Tra l'altro anche l'aceto tradizionale comunque, che ricorda quasi il mosto cotto perché è proprio dolce, e con lo zucchero in aggiunta, qui ci voleva o un formaggio magari stagionato che gli desse comunque una copertura anche di sapidità e di salinità. È tutta dolce, è buona la cottura della pasta. No, la prendo con dita, mica per... Io voglio... Il porro tende al dolce, sì. Forse è la prima volta che mangio una pasta così. Assaggio? Eh sì, perché è proprio dolce. È una, ma lei voleva fare un dolce, vero? Ho capito, ma... Sì! È una pasta, mica una pastarella, cioè, capito? Diciamolo, no? Diciamolo! Ammazza. Poi proprio tutti gli ingredienti. Non c'è più pecorino.
Ti sei scordata il pecorino? Già quello cambiava. Cavolo. Ah, l'hai visto ora? Vado a mettere più pecorino di fossa cera. Sì, il problema è questo. Il problema è che è veramente dolce. E stavo anche cercando di riflettere sul fatto che... Guarda. Sì. Che si è accesa la luce degli occhiali. Guarda. Io ero già un po' in tilt. No, si poteva salvare come se fosse una pasta dolce, detto, dichiarato prima, ma magari anche saltata in padella. Il problema è che c'ha anche questa vena acida, per cui anche salvarla come dessert non è semplice. Voti! Voti, voti! Secondo me non ce l'hai messo il pecorino, eh? Ecco, bravo, fa la furba. Dimmi a venire. No, ci ho messo poco. Sì. Sì, ho capito, non ti è piaciuta. No, perché... Lo gnaffone oggi è da schiaffone. Siamo andati alla grande, alla grande. 10-3.